Bonjour ragazze, bonjour ragazzi, bonjour mia family. Oggi mi sono svegliata tranquilla, ho sentito il rumore della pioggia perché sta piovendo tantissimo e mi sono detta che bello, insomma. Eccolo, forse la vedete la pioggia? Sta piovendo tantissimo. Ok, così la vedete la pioggia? Sta piovendo tantissimo, appunto. E mi sono detta, ok, tanto oggi non devo uscire, quindi sto a casa, il calduccio, eccetera. Poi esco dalla camera e sento uno strano suono di acqua che gocciola. Clink, 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 clink. E penso, ma ho lasciato qualche finestra aperta per sbaglio? Vado, controllo, no. E poi mi rendo conto che c'è una perdita di acqua dal tetto che sta piovendo letteralmente in casa. Quindi mi sono svegliata completamente fuori di me. Ho chiamato subito i tizi dell'agenzia. Oh mio Dio, adesso vi faccio vedere. Sì, penso che si veda molto bene perché appunto l'acqua arriva praticamente da là, scende giù lungo il muro, penso si veda anche. Ok, e poi aspettate perché il bello deve ancora venire, poi scende tutto giù, qua non si vede ma c'è moltissima acqua, che tra l'altro è scesa tutta sui gradini, quindi cioè è anche stra pericoloso. Non si riesce a vedere, però tutti i gradini sono bagnati. E sta letteralmente piovendo in casa. Quindi è stato, sì, un risveglio abbastanza traumatico oggi. Mi sembrava di essere in un film della serie, non sapevo se ridere o piangere, quindi. Quindi sì, è stato un risveglio abbastanza traumatico quello di oggi, ragazzi. Adesso sto aspettando che arrivino appunto a risolvere. Mi hanno chiamato poco fa dicendo appunto che stavano arrivando, quindi non ci metteranno tantissimo. De Mesa mi diceva che potrebbe essere anche un problema di grondaie intasate, quindi adesso staremo a vedere, I guess. Nel frattempo andiamo a fare colazione. Ma prima, qui c'è qualcuno che pretende attenzioni. Ciao, ciao, chi è che ti ha dato i baci ieri? Che c'hai ancora i segni del rossetto, dimmi. Chi è che ti ha dato i baci? E chi è che ti ha dato i baci? Sei bellissimo, amore mio. Dove va? Dove va? Dove vai? Vieni qua, gatto Denver. Vieni qua, gatto Denver, che vuoi le coccole? Oh. Facciamo vedere come ti do le coccole. Lui deve stare così e io gli devo massaggiare tutta la pancia. E tu mi devi dare i baci, vero? Così funziona. Così funziona. Non si può mica andare subito a fare colazione, a parlare con tutte le persone dell'agenzia, eccetera, senza dare i bacini. A te ne vuoi andare? Ok, vai. Dove vai? Cosa fai? Gatto chiacchierone. Sei il mio gattino tutto bianco, un po' colancione. E sei chiacchierone. E sei chiacchierone, fa anche rima. Fa anche rima. Cosa c'è? Cosa c'è? Gatto Denver ciccione è a dieta e non è tanto felice di ciò, anzi per niente. Però i baci li dà comunque, mammone mio. Guardatelo, sembra Falcor della storia infinita. Sembri Falcor della storia infinita, amore mio, sei un mosticciatolo. Sei un mosticciatolo, ma come stai? Sei un mosticciatolo. Mosticciatolo. Che non sei altro, sei un mosticciatolo piccolo, sei il mio mosticciatolo. E lui è Falcor della storia infinita, in Garudemer. Che rimbambito. Colazione, non so che cosa potremmo fare oggi. Penso un frullato. Abbiamo le banane, abbiamo lo spinacino. Sì, potremmo fare così, banana, spinacino. E latte di mandorla, rigorosamente latte di mandorla. Ta-da! Ok, ho messo nel frullatore una banana, il latte di mandorla, lo spinacino e adesso aggiungo cose un po' a caso, tipo aggiungeremo un po' di pezzettini di cocco, ma veramente a caso, così ogni giorno ho praticamente uno smoothie completamente diverso e poi che non riuscirò mai più a replicare perché non mi ricorderò gli ingredienti, ok? E poi potremmo lanciarci anche un po' di semi di chia, perché no? Tu tu tu, così anche qua a caso. Voilà, e adesso frulliamo tutto. Ragazzi, ma la sentite la pioggia torrenziale che sta venendo giù? Ci sono lampi, fulmini. Io non lo so che cosa sta succedendo, ma veramente in Nord Europa qui quando arriva. Cioè,
qui l'autunno quando arriva non scherza veramente. Comunque ragazzi, comunque tra un po' vedrò veramente, guarderò il canale, vedrò Noè che passa con l'arca, gli animali. Comunque ragazzi, oggi stranamente, diversamente dal solito, mi sono prima vestita, adesso facciamo skincare e trucco e nel frattempo sto sorseggiando ed ho già quasi finito, sto sorseggiando il mio frullato. Che ragazzi è buonissimo, anche se lo so, ha un aspetto molto dubbio e poco invitante, ma vi posso assicurare che è buonissimo. Penso che con i frullati sia sempre così, quando hanno questo aspetto orribile in realtà sono strabuoni. Comunque, adesso appunto passiamo alla skincare. Inizio applicando naturalmente la crema per il contorno occhi. Vado ad utilizzare questa di Lab Care Cosmetics, che è la contorno occhi anti-age. Già conoscete questa crema perché ve ne ho già parlato molto. In realtà è più un prodotto in gel perché appunto è completamente trasparente, ma è una crema completamente diversa da tutte le creme che io ho mai provato nella mia vita, ragazzi. Perché questa, allora, uno ha un effetto lifting che quando la applichi e si asciuga si sente, cioè ti tira proprio la pelle ed è fantastica, numero uno. Numero due, questa è l'unica crema contorno occhi che io applico anche sulle palpebre, perché rimodella le palpebre questa crema e recupera la compattezza della pelle sulle palpebre, quindi è veramente una crema anti-age senza eguali e secondo me anche si vede tra l'altro l'effetto lifting. Io lo sento e tra l'altro proprio per questo quando ho finito di applicare questa crema, quello che mi rimane sul polpastrello vado ad applicarlo uno sui solchi nasolabiali qui e due sopra il labbro superiore, che è dove praticamente si formano le rughette, e quindi vado ad applicarla anche qui, appunto quello che mi rimane, visto che ha questo effetto lifting pazzesco, sfruttiamolo per bene ragazzi. E poi per il viso vado ad applicare sempre di Lab Care Cosmetics queste che sono le gocce con vitamine A, C e E. Informatevi sull'importanza delle vitamine ragazzi nella skincare, perché io l'ho scoperta da poco e queste sono favolose perché allora c'è il contagocce e si possono applicare, io le applico direttamente sul viso così, ma si possono applicare anche mischiate alla crema idratante. La sera le mischio di solito alla crema idratante, invece la mattina le applico così direttamente sulla pelle, vado prima a stenderle per bene e poi vado a picchiettare il prodotto per farlo assorbire bene all'interno appunto della pelle. E queste gocce quando le usate per la prima volta, mi ricordo, le uso da secoli ragazzi. E la figata di queste gocce è che si assorbono in un nanosecondo. Se avete la pelle mista o grassa come la mia vanno benissimo, perché appunto per farvi capire un po' la formulazione, sono come un olio secco, un prodotto secco, nel senso che non va ad ungere, non rendono la pelle grassa, oleosa, unta, che so quella sensazione com'è e non è piacevole, con questo non succede, ma appunto rendono la pelle luminosa, mi viene quasi da dire radiosa, proprio perché sono un mega concentrato di vitamine, una bomba di vitamina A, vitamina C, vitamina E, acido ialuronico, e quindi non idratano la pelle solo in superficie ma la nutrono in profondità e appunto si vede. Ma ragazzi, prima di passare al make up, io ho un mega regalo per voi, perché vi regalo il mascara volume infinito nero di Lab Care Cosmetics oggi. Vi lascio il link al sito Lab Care Cosmetics qua sotto nel box informazioni, perché se fate almeno 24,90 € di spesa aggiungete questo al carrello e mettete il codice Nicole Regalo, tutto maiuscolo mi raccomando, ve lo metterò qui in sovraimpressione, basterà appunto aggiungere il mascara al carrello e il costo del mascara sarà 0 euro. Ve lo regalo io, ricordatevi il codice appunto Nicole Regalo e il link qua sotto nella descrizione. Adesso appunto passiamo al make up. Vado ad utilizzare ragazzi come primer, lo so, sono secoli che uso questo primer, uso sempre questo primer ma lo adoro, è uno dei primer, se non il primer migliore al mondo, ed è appunto The Professional di Benefit. Come sapete mi piace tantissimo anche la versione Pearl di questo prodotto, ma il mio amore folle rimane per il prodotto, per il The Professional, quello standard, insomma, quello classico. Fondotinta stendo il Forever di Dior in colorazione, vi dico subito, 1,5 ml. Amo questo fondotinta sia per la coprenza che per la durata. L'unica cosa che non mi fa impazzire è che ha un profumo così forte, e i prodotti per il viso che hanno questo profumo così forte non mi piacciono particolarmente, perché so che
c'è appunto tanto profumo all'interno della formula e ho sempre paura che un pochino vada ad aggredire la pelle. Magari è solo una mia sensazione in realtà, perché non mi dà nessun tipo di problema questo fondotinta, anzi, però non amo i fondotinta troppo profumati. L'unico prodotto che non amo abbia tanta profumazione è il fondotinta praticamente. Comunque applichiamo appunto dal centro verso l'esterno. Correttore, vado ad usare questo di Wycombe, è il Cover It Concealer in colorazione 02 Ivory e vado a stenderlo. Ovviamente contorno occhi, sempre tanto bisogno, un po' anche qui sui solchi nasolabiali che finalmente ho imparato come si chiamano. E stessa cosa di qua, andiamo a sfumare per bene perché ho un sacco di capillari qui che sono ritornati, li avevo tolti tempo fa e sono ritornati piano piano qui ai lati del naso e quindi li copro sempre con un po' di correttore. Nel frattempo fuori tuoni, lampi, fulmini, cioè vabbè, io stasera devo uscire, spero solo che il tempo migliori. Sicuramente non andrò in bicicletta. Qui ragazzi, gli olandesi sono pazzi, vanno in giro in bici anche con questo tempo. Cioè, per farvi capire, la signora delle pulizie è arrivata in bicicletta sotto il diluvio universale. E io non sono così coraggiosa. Cioè, se il tempo è decente vado anche in bici, altrimenti ragazzi, cioè, mi dispiace, ma io, cioè, prendo un taxi. Poi tantissimi mi chiedete: ma perché prendi il taxi? Non hai la macchina? Non ho la macchina, ragazzi, ho solo la bicicletta. Sì, ho la patente, no, non ho la macchina. E poi che questa cosa sembra talmente strana in Italia. Cioè, in Italia è inconcepibile non avere una macchina e io per questo mi sono sempre sentita molto più olandese, perché qui pochi hanno la macchina e chi ce l'ha non la muove mai perché o si va a piedi o si va in bici, ma la macchina qui si usa più che altro tipo per i viaggi quelli lunghi, cioè quando vai in vacanza, ok, vai in macchina, però altrimenti per muoversi nella propria città nessuno muove la macchina, assolutamente nessuno. E quindi è un po' diversa, sì, questa cosa, per questo mi sono sempre sentita un po' olandese, perché appunto ho solo la mia bicicletta, ma a conti fatti per quel poco che io userei la macchina avendola non mi conviene assolutamente prenderla, nonostante io abbia anche il garage tra l'altro davanti a casa, però posso sempre pensarci, insomma. Adesso, allora, cipria sì, non vi ho neanche fatto vedere, sto usando questa di Too Faced, la Pored and Primeless, la stendo con questo pennello di Mesauda, è da un po' che sto usando i pennelli di Mesauda e vi dirò che non sono niente male. Per il blush e la terra uso la palette di Benefit Blush Bar, ci sono sempre il mio blush preferito, il Dandelion, e la mia terra preferita, la Hoola, che ragazzi, oh mio Dio, mi fa troppo ridere, non ve ne ho parlato, cioè non ve ne ho parlato, non ve l'ho detta sta cosa, ma mi sono troppo scompisciata dalle risate dopo l'ultimo mukbang che avevo detto, perché io poi mi accorgo sempre tutto dopo, no? Ma tanto lo so che poi, cioè, ci ridete su anche voi, quindi ste robe le lascio, tipo. E avevo detto, devo togliere il grasso dal melone, tutti a ridere. Che poi il bello è che io, quando le dico queste cose, no, non mi rendo conto. Cioè, mi rendo conto solo dopo, quando sono nel montaggio, perché, parlo talmente liberamente di quello che mi viene in mente, ok? Che non sto neanche attenta, evidentemente, a quello che dico, e quindi io, nell'ultimo mukbang, ragazzi, molto seriamente, stavo togliendo il grasso dal melone, non dal prosciutto, dal melone! E poi mi ha fatto troppo ridere perché dicevo, perché io rido da sola poi quando rivedo i miei video, cioè rendiamoci conto, mi faceva troppo ridere perché dicevo, tipo, sì, ragazzi, tanto non è che mi metto a farla davanti a tutti sta cosa, cioè pulisco il prosciutto qua, ma non è che lo faccio davanti a tutti, e tutti a dirmi, ma Nicole, scusami un attimo, cioè però davanti a tutti i 700.000 iscritti del canale, sì, e effettivamente avete ragione, però se ci pensate, io non è che vado in giro in pigiama, non vado in giro, che ne so, con i capelli arruffati e le calze di Hello Kitty, che ne so, cioè sono tutto cose che voi vedete perché abbiamo una certa confidenza e fate parte appunto della mia family, quindi per me dire ragazzi non lo faccio in giro però davanti voi sì, per me è normale, perché è come se voi appunto siate parte della mia famiglia ed è come un po' se abitaste con me, tipo ormai non ho praticamente più nessun tipo di decenza o di vergogna davanti a voi, perché è come se abitaste con me, cioè mi avete vista nelle situazioni più veramente tragiche in cui piangevo disperata o in cui non lo so, cioè veramente struccata in pigiama con le ciabatte, mi avete visto nelle situazioni più
assurde che non penso che vi scandalizziate se mi vedete che pulisco il prosciutto, giuro. Però effettivamente mi ha fatto molto ridere perché dico, ma come Nicole? Cioè, no, perché io queste cose non è che le faccio davanti a tutti, no! Migliaia, centinaia, migliaia di visualizzazioni di persone, no. Effettivamente a volte veramente mi metto e rido da sola quando rivedo i miei video. Comunque, allora, blush. Abbondo sempre con il blush, ragazzi, che mi dà quell'effetto appunto... Non sono morta, non sto per morire. Comunque, una cosa molto molto bella dell'autunno è che finalmente la gente smette di chiedermi se sto male, se sono malata, perché sono così pallida, perché non prendo il sole, perché non vado al mare. E cioè, per questo è un po' un sollievo, devo dire. Non mi dispiace il fatto che stia arrivando l'autunno, a parte che è appunto una delle mie stagioni preferite, c'è il mio compleanno in autunno, il 14 novembre, quindi sono super contenta. Mi piace Halloween, mi piace l'autunno, però mi piace anche perché appunto la gente finalmente non mi chiede più, ma perché sei così pallida, ma perché non prendi il sole, ma perché bla bla bla. Adesso ci serve prodotto per le sopracciglia e vado ad utilizzare Pro Palette, Browsings Pro Palette di Benefit. Mi sto trovando molto molto bene, come vi dicevo, con questa palette. Adesso faccio le sopracciglia e poi ci rivediamo. Ok, sopracciglia fatte, non so perché oggi ho la sensazione di averle fatte più scure del solito, specialmente questa a sinistra, ma è più che altro un effetto delle ombre della stanza. Comunque ragazzi, vi devo aggiornare su Netflix, ho finito di vedere The Staircase e oh mio Dio, cioè me l'ha consigliato De Mesa, ragazzi, e non sono riuscita più a staccarmi fino a quando ho finito tutte le... Cos'erano, due serie, tre? No, stagioni. Che io dico sempre serie al posto di stagioni, mi riprendete sempre stagioni. Due stagioni, non lo so. Ho visto praticamente un episodio dietro l'altro nel weekend, bam 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 bam, e mi sono vista tutte le stagioni di The Staircase. Dovete vederlo. Se vi piacciono appunto i documentari, criminologia... cose del genere, omicidi, indagini, processi, eccetera. Questo è stato, ragazzi, uno dei processi mediatici meglio documentati di sempre, perché anche qui c'è tutto, si trovano tutti, tutte le registrazioni di tutto il caso. È veramente molto molto coinvolgente. E chi ha già visto The Staircase, io ho una domanda per voi. Secondo voi è stato lui oppure no? Fatemi sapere nei commenti, secondo me sì. Non voglio fare spoiler, forse sto spoilerando. No, non sto spoilerando perché in realtà non c'è una risposta. Quindi secondo voi è stato lui? Secondo me decisamente, ragazzi, sì. Cioè, parliamone, non voglio spoilerare, vorrei tanto parlare di questa serie TV senza spoilerare. Ma parliamone nei commenti se l'avete vista. Mi ha colpito un sacco, molto narcisista lui. Secondo me ha fatto un po' il lavaggio del cervello a tutti i suoi figli praticamente. Però mi ha convinto in diverse istanze, quindi non saprei. Sì, ho l'illuminante sulle labbra, ma adesso lo copriamo con il rossetto. Non saprei, però devo dire un personaggio molto criptico, enigmatico, tutta la storia in sé anche veramente assurda, cioè da film. E però una storia vera. Allora, andiamo a... piegare le ciglia prima di mettere il mascara. E poi ragazzi, adesso sto vedendo invece Making a Murderer, me l'avete consigliato in tantissimi e anche qui mi sto, cioè, intrippando tantissimo. Io sono veramente pericolosa con le serie TV di Netflix, perché quando inizio qualcosa, una serie TV che mi piace, cioè non riesco a staccarmi, non guardo più nient'altro, guardo solo quello fino a quando ho finito tutti gli episodi di tutte le stagioni. Non so se... so di non essere l'unica, ma io sono veramente senza speranza per quanto riguarda questo. Cioè mi sono vista tutto Staircase tipo in un weekend, rendiamoci conto. Making a Murderer non penso che ci metterò neanche tantissimo ancora. Sono, penso, l'episodio 6 della prima stagione. Non so se ci sono più stagioni, mi sa di sì. E io sono all'episodio 6 e mi sta coinvolgendo anche questa tantissimo, veramente. Non pensavo che mi sarebbe potuta piacere Making a Murderer, invece è veramente, veramente ben fatta e è molto interessante per me, che tra l'altro non ve l'ho mai detta questa cosa, ma una delle mie opzioni prima di iscrivermi all'università di lingue era di andare a studiare criminologia, però non c'era a Trieste e non volevo poi spostarmi fino a Milano.
Però era stata un po' una mia, così, una mia idea che non ho preso tantissimo in considerazione perché poi volevo anche fare medicina, quindi veramente avevo tantissime cose per la testa all'epoca, appunto poi sono finita per fare lingue, ma mi è sempre interessato tantissimo questo mondo, no, delle indagini e più che altro anche tutto il lato psicologico di come si comporta un killer quando è colpevole, no? E tutto il linguaggio del corpo che in realtà gli investigatori sanno decifrare benissimo, o anche le tecniche che gli investigatori hanno cioè quando appunto cercano una confessione e sono veramente super super interessanti tutte queste cose, almeno per me. Poi magari c'è qualcuno che non gliene frega niente, ma io sono sempre stata molto molto intrigata appunto da questo mondo, da queste cose. Mi sono sempre vista tutti gli episodi di CSI, no? Tutte le cose, tutti i film, thriller, eccetera, indagini, eccetera. Penso che sia una figata. Ma c'è qualcuno che studia criminologia e che mi segue, che può dirmi com'è quella facoltà, perché non conosco nessuno iscritto o che ha finito la facoltà di criminologia ed è super super interessante per me sapere, capire. Boh, non lo so, mi è sempre piaciuta questa cosa. Allora, mascara anche sulle ciglia inferiori. Ecco qui, ci tenevo a farvi vedere la differenza senza mascara e con il mascara di Lab Care Cosmetics. Ok, finito, applicato il mascara su tutti e due gli occhi. Adesso rossetto, voglio applicare questo di Too Faced ed è un nuovo Melted Matte in colorazione Pumpkin Spice che mi è appena arrivato, ve l'ho fatto vedere su Instagram con la palette, appunto la Pumpkin Spice palette che è appena uscita di Too Faced. Ci sono queste colorazioni, ragazzi, autunnali, ma non solo in realtà, che sono meravigliose, specialmente questo arancio, questi marroncini e questo viola li ho usati ieri per il trucco e ho usato ieri anche questo rossetto che mi è piaciuto tantissimo e voglio appunto. E mi avete chiesto un sacco di informazioni sul rossetto che indossavo nella storia di ieri ed era appunto questo. Vorrei usare anche questa palette in un tutorial perché secondo me è meravigliosa, ma anche questo colore labbra è stupendo. Penso tra l'altro che sia un colore che sta bene a tutti, secondo me, questo colore speziato così. Che cosa ne dite? Eccolo qui, ragazzi, non è in realtà una tonalità di rossetto che io sono abituata ad usare e non è appunto una tonalità che io andrei istintivamente a comprare, però vi devo dire che dopo averla indossata mi piace tantissimo. Sono curiosa di sapere che cosa mi direte, di solito non mi vedo bene con i colori così speziati, ma questo mi piace tanto. Piccolo aggiornamento, ho filmato delle storie sponsorizzate, ragazzi, e adesso sono qui al computer. Non vi posso però far vedere assolutamente lo schermo, ragazzi, perché sto lavorando ad un progetto gigantesco e molto probabilmente è il progetto più grande che io abbia mai fatto, se non uno dei progetti più grandi che io abbia mai fatto, un progetto che ci metterà tantissimo a realizzarsi proprio come tempistiche, però c'è tanto tanto lavoro da fare e sono così felice, così entusiasta, così contenta. Però non vi posso dire niente, lo so, lo odiate, anch'io odio, cioè mi immedesimo in voi perché io sono la prima a seguire tantissimi youtuber e ogni volta che fanno così, che dicono ragazzi, oh mio Dio, abbiamo un progetto pazzesco, eh? E poi non ti dicono che cos'è, tu rimani là tipo vabbè, ma allora cioè perché mi dici che c'è qualcosa che è in arrivo, perché tanto non mi dici cos'è. E lo capisco, però capite anche me, io voglio tanto poter condividere questa cosa con voi, però non posso, però vorrei tanto. Allora cosa faccio? Vi dico, c'è solo quello che posso dire, cioè che c'è un progetto pazzesco che arriverà, che sono felicissima e appunto antipaticamente vi devo dire purtroppo che non posso anticiparvi null'altro per adesso, ma appena potrò lo farò e sono, sì, sono elettrizzata, emozionata, però appunto c'è tanto tanto lavoro da fare per questa cosa e quindi adesso mi metterò al computer e vi faccio vedere solo una cosa, vi faccio vedere. Accanto ai miei boarding pass per i prossimi biglietti per quando andrò in Italia che non c'entrano nulla, c'è una cartella, guardate, taran, progetto top secret. Ecco qua, qui ragazzi c'è tutto.
Ma appunto per adesso vi devo lasciare in questa incertezza che durerà un bel po' di tempo, ragazzi. Però sappiate che c'è un bel work in progress molto molto sostanzioso sotto, e quindi adesso mi metterò a lavorare al computer, ragazzi. Ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, io ho chiamato un taxi, adesso appunto vado a cena fuori, porto la videocamera con me anche se non credo di riuscire a filmare nulla in realtà, però porterò la videocamera, ma più probabile che ci vedremo mi sa quando torno, ragazzi, non farò tardissimo, quindi ci vediamo dopo cena. E ragazzi, oggi è ufficialmente il primo giorno in cui metto il cappotto in questo autunno, qui c'è veramente un teddy coat weather, quindi proprio un tempo da teddy coat caldo, morbido, peluscioso e molto comfy, quindi sì, ho messo questo e niente, adesso esco, ragazzi, noi ci vediamo dopo. Ok ragazzi, sono in taxi e sto andando appunto verso il ristorante. Volevo farvi notare che nonostante mi abbia detto che non c'è bisogno della mascherina perché c'è il plexiglass e il taxi è gigantesco e siamo lontani, io l'ho messa comunque. Però qui devo dirvi che confermo, la stanno prendendo molto molto sotto gamba, forse si vede che non hanno passato quello che abbiamo passato noi con le terapie intensive e tutto quello che c'è stato. Qui è tutto molto molto più easy e vi devo dire, l'unica con la mascherina sono sempre e solo io. Ciao! Ciao gatto Denver! Ciao gatto Denver, sono tornata a casa! Sono tornata a casa, gatta Stellina! Gatta Stellina! Gatta Stellina! No, gatta Stellina. Cosa fa la nanna gatta Stellina? Fa la nanna gatta Stellina. Ciao, amore mio. Ciao, ciao. Gatto Denver che viene sempre a salutarmi quando torno a casa. Sì. Eccomi tornata a casa al calduccio, ragazzi, voi non avete idea, fa un freddo, è passato direttamente l'autunno, non c'è stato proprio, è arrivato direttamente l'inverno qua in Olanda, c'è un freddo, vento fortissimo, pioggia, infatti hanno dato l'allerta meteo codice giallo perché è veramente, cioè, c'è il finimondo fuori, ragazzi, penso che davvero ormai devo entrare nell'ottica di utilizzare cappotti, sciarpe eccetera, perché ancora non sono entrata nell'ottica, cioè voi siete entrati già nell'ottica. Inizio ottobre per me è difficile, invece qui è già proprio autunno inoltratissimo, ecco. Quindi ragazzi, i miei capelli infatti 2 metri dal posto alla macchina, dalla macchina ad un altro posto, insomma praticamente si sono bagnati, rovinati completamente tra vento eccetera, non che la mia piega oggi fosse granché, e i miei capelli sono un disastro, non posso negarlo, ho assolutamente bisogno di tagliarli, infatti vi ho chiesto anche su Instagram di consigliarmi un po' quale taglio secondo voi potrebbe starmi bene, perché almeno queste lunghezze, ragazzi, vabbè che adesso sono bagnati, ovviamente rovinati eccetera, però almeno queste lunghezze devo toglierle, quindi più o meno questa lunghezza in qualche modo dovrei avere, ecco, diciamo, quindi oppure di più, non lo so, non so quanto tagliarli, purtroppo io adoro i capelli lunghi, voi lo sapete, io adoro i capelli lunghi, da quando sono piccola ho sempre avuto i capelli, no, a parte un periodo in cui li avevo fatti cortissimi, che mi era presa sta cosa da Jen di Dawson's Creek, a parte quel periodo lì, li ho sempre avuti lunghissimi e ho sempre adorato i capelli lunghi, però ogni tanto devo per forza rinforzarli con una bella tagliata, perché ci sono periodi in cui non sto attenta a come li spazzolo, magari uso un pochino troppo il ferro, piastre eccetera, non sto tanto attenta ad alimentazione, non prendo integratori eccetera, e il risultato è questo. Quindi adesso sto correndo ai ripari, ho preso allora un farmaco vero e proprio di farmacia che mi aiuta con la ricrescita del capello, e non voglio mai dire di che farmaci si tratta quando vi menziono appunto farmaci eccetera, perché comunque sono cose che hanno bisogno di ricetta medica e quindi non mi sento di consigliare perché non sono un medico, nel senso. Però sto cercando tramite questo integratori e sto cercando di mangiare più frutta e verdura possibile, che per me, per quanto riguarda la verdura, non è facile, ma sto tentando da quando sono venuta in Olanda di cucinare un pochino di più, di fare qualcosina di più io, tentando appunto di metterci dentro quanta più verdura e frutta possibile, sto cercando di rinforzare più che posso unghie e capelli, perché anche le mie unghie sono super super fragili e quindi voglio assolutamente, quindi oltre a questo però devo darci un taglio, quindi assolutamente consigliatemi secondo voi
che taglio potrei fare, appunto, assolutamente queste punte devo toglierle. E calcolando che io comunque ho i capelli liscissimissimissimi di mio, quindi deve essere un taglio che stia bene anche con un capello liscio, perché non vado sicuramente poi a rovinarli ancora con il ferro ogni giorno, quindi aiutatemi. Io stavo pensando tipo a un long bob, come avevo fatto tipo qualche anno fa, un long bob così, forse un pochino più lungo, però lo farei questa volta, con i capelli leggermente più lunghi davanti rispetto dietro, ma leggermente, però non sono sicura, non lo so, datemi qualche consiglio ragazzi, perché ne ho davvero bisogno, perché prestissimo tornerò a Trieste dal mio parrucchiere di fiducia da Gonel, lo sapete, e quindi sto già pensando, appunto, devo prepararmi a che cosa voglio fare. E tra l'altro stavo pensando anche di andare a farli, cioè lo so che lo dico sempre, lo so che li ho fatti molte volte in varie nuance, però ho sempre il pallino di farli rosa, e quindi sto pensando magari un rose gold, oppure un bel rosa pastello, oppure forse sarebbe meglio non farci nessun colore perché poi li rovino ulteriormente, non lo so ragazzi, però potrei anche fare un colore di quelli che comunque si lavano via, che senza ammoniaca, che non va a rovinarmi le lunghezze, non lo so, ditemi voi ragazzi. Altra cosa che volevo menzionare, perché mi stanno, passiamo da un argomento completamente all'altro, scusatemi, ma ci sono diverse cose che ogni tanto penso, devo rispondere a questo, devo rispondere a quello, quando mi scrivete, no, dei vostri commenti, poi appunto voglio sempre rispondere in video così mi vedete tutti, e magari se in tanti avete la stessa domanda, appunto riesco a rispondere a tutti in video. E mi state chiedendo in tantissimi com'è qui la situazione Covid, nel senso si può viaggiare, in tanti avete prenotato le vacanze qui e non sapete se potete venirci in Olanda oppure no. Allora, per adesso, da quanto ne so ragazzi, per adesso se il volo c'è potete tranquillamente venire e non c'è bisogno di quarantena né arrivando qui né ritornando in Olanda, ritornando in Italia. Gatto Denver? Cosa c'è? Sono qua, Gatto Denver, vieni! Gatto Denver va ovunque e mi chiama, ma non mi sente che sono qua, cioè io veramente. Comunque sì, appunto, per adesso sembra che se il volo c'è potete tranquillamente venire e non c'è nessun tipo di quarantena imposto, obbligatorio, eccetera. Però, numero uno, stanno cancellando tantissimi voli, appunto, come vi dicevo in un altro video, quelli per Venezia, per esempio, quelli per Ljubljana, vabbè, è un altro stato, però per me arrivando a Trieste sarebbe stato più vicino, quindi molti voli, non so se anche altre città, per esempio EasyJet, appunto il volo Venezia Amsterdam, Amsterdam Venezia l'ha cancellato, quindi non so se sta facendo lo stesso anche con altre città e non so se anche altre compagnie low cost stiano facendo lo stesso. KLM, Alitalia continuano ad avere tutti i voli attivi per quanto io ne sappia, e anche EasyJet continua ad avere tanti voli attivi, non tutti ma tanti. La situazione però dovete appunto calcolare che, oltre al fatto che stanno cancellando diversi voli, però dovete anche calcolare il fatto che la situazione può cambiare molto in fretta, perché siccome anche qui forse peggio che in Italia, o più o meno siamo lì, i numeri stanno salendo molto in fretta, quindi si stanno muovendo di giorno in giorno, magari con decisioni diverse. Adesso qui non imporranno mai un lockdown, l'hanno detto stradetto, non imporranno mai un lockdown, non ci sono multe, eccetera, eccetera. Ovviamente però sta al buon senso delle persone, che mi auguro ci sia. Però appunto calcolate che la situazione può cambiare, nel senso, se prenotate adesso e o avete già prenotato per, non lo so, per dicembre, fino a 3 giorni prima di partire nessuno potrà dirvi con certezza se il volo ci sarà, se imporranno un nuovo lockdown, non lo so. In Italia anche lì mi auguro di no, mi auguro che non ce ne sia bisogno, però appunto ragazzi, la situazione è difficile e per quanto ne so io questo è, però calcolate che io vi dico queste cose oggi, può essere che tra 4 giorni la situazione sia diversa, quindi dovete per forza informarvi spesso. E poi in tantissimi mi chiedete anche informazioni su hotel ad Amsterdam. Allora ragazzi, io a parte mi ero trovata molto bene nella catena Hotel V,
ad Amsterdam ce ne sono diversi e le camere sono grandi, l'atmosfera è molto bella, le colazioni sono fantastiche, quindi lì mi sono trovata molto bene. Però in linea generale non conosco tantissimi hotel, perché io ci ho vissuto qui tanti anni, quindi non conosco proprio gli hotel. Però mi state dando uno spunto, potrei farvi qualche recensione negli alberghi di Amsterdam, potrebbe essere una bella idea, che cosa ne dite? Fatemi sapere se potrebbe piacervi oppure no. Comunque voglio ringraziarvi per i tantissimi messaggi in cui mi dite che da quando sono in Olanda mi vedete più allegra, mi vedete più felice, mi vedete più spensierata, più me stessa, e sappiate che sono messaggi per me importanti e che un po' rispecchiano quello che ho dentro, quindi è bella questa cosa, mi fa piacere che si capisca, insomma, che sono felice, mi piace quando mi dite che si vede la luce nei miei occhi, insomma, sono contenta perché so che vi preoccupate per me, è bello vedervi, sentirvi vicini, insomma, anche se siamo lontani geograficamente, più in questo periodo che in ogni altro periodo alla fine, perché non, neanche volendo potremmo organizzare qualcosa per incontrarci, però in realtà io vi sento vicini, vicini come non mai, e quindi niente, volevo solo ringraziarvi senza diventare troppo mielosa, basta Nicole, questo è quanto. Il fatto è che non voglio mai salutarvi, quando mi metto a chiacchierare come non voglio mai salutarvi, però so che non vi dispiace perché poi avete i vlog lunghi, quindi mia family, adesso io vado a struccarmi. Assolutamente, comunque, piccola parentesi, notare, non ho mai ritoccato il rossetto di Too Faced, mai ritoccato, ed è praticamente perfetto, ragazzi, e ancora assolutamente no transfer, devo dire che adoro la formula. Piccola parentesi, da Makeup Addict non potevo non menzionarla questa cosa, perché tutta la sera ho notato il mio rossetto, ok? Quindi, mia family, questo è quanto, vi mando un bacio grandissimo, venite qua che vi abbraccio forte 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 forte, e noi ci vediamo domani come al solito puntualissimi 17:30, mi raccomando, ciao.